prima giornata di Guitar Summit. This is the new Nano Cortex. We are here with Nolly. Hello. Il nostro marchio Dark Class Electronic. Massive Monster Hapas Guitar. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Mi rivedete qui all'interno dello studio perché è arrivato il momento che probabilmente molti di voi stavano aspettando e che aspettavo anch'io, ovvero il raccontarvi la mia esperienza al Guitar Summit. È stato qualcosa di veramente di incredibile e ho girato tantissimi contenuti che vi farò vedere per tutto il mese di ottobre. Ci saranno anche altri contenuti molto probabilmente, però state attenti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina perché ci sono delle novità pazzesche e vi racconterò molto del Guitar Summit. Non tutto, perché la fiera era gigantesca, c'erano tantissimi produttori e tantissimi artisti di fama internazionale che sono riuscito anche ad intervistare, quindi mi raccomando non perdetevi i prossimi video perché il vlog sarà diviso in diverse parti, ma soprattutto mi raccomando qui sotto mettete i sottotitoli in italiano perché alcune interviste per ovvi motivi sono state fatte in inglese, quindi se vi torna meglio mettete i sottotitoli e sarà più facile seguire il tutto. I video che vedrete riguardante la fiera sono stati fatti in collaborazione con BHI Instruments, che io ringrazio tantissimo e lascio qui sotto il link in descrizione, e il canale Mix & Tone, perché insieme a me c'era Alessio Giacomo e i contenuti che abbiamo fatto e li abbiamo creati insieme. Quindi non perdetevi tutti i video di Mix & Tone riguardanti il Guitar Summit, trovate anche qui il link in descrizione per il canale. Mi raccomando, non perdeteli. Il tutto è iniziato con una sveglia alle 4 di mattina, partenza da Pisa per poi arrivare a Firenze, prendere un altro treno e andare verso Bologna, dove poi Luca Battistoni è venuto a prenderci e ci ha portato insieme a lui a Mannheim per il Guitar Summit. Peccato! Eccoci, arrivati! Siamo arrivati, ora aspettiamo il mitico Luca. Grande Luca che stava facendo metano, ha detto. Cioè, perfetto. Quindi sappiamo già che il nostro viaggio sarà a metano. A metano. Green, in parte, sì. Green in parte. Sarà lunghissimo. 10 ore di macchina, parte. Lunghissime. E niente, ora faremo un bel po' di contenuti anche in macchina. Sì, chiacchieriamo un po' di argomenti, parliamo di musica. Sì. Mangiare, parleremo di mangiare, contenuti sul cibo. Anche sul cibo. Arrivati, ce l'abbiamo fatta. E ora si inizia a montare un po' le cose. Questo. Operazione fatta e stiamo andando in fiera e sono qui Ale. Ma dov'è? La sparisce. Buongiorno. Nulla, ci siamo e vi porto un po' di robe, vediamo un po' che cosa troviamo quest'anno. Allora, siamo un po' a giro, è iniziata un po' la fiera e passano personaggi veramente pazzeschi. È passato adesso Gardiner, Fernandez. Cioè, veramente delle cose mostruose trovare chitarristi di questo calibro, di questo livello, che vanno a giro, che parlano con i produttori. Cioè, veramente troppo troppo figo. Quindi vediamo cosa riusciamo a tirar fuori da questa giornata, da questa prima giornata di Guitar Summit. Fortunatamente abbiamo anche un po' di italianità, che qui siamo allo stand di Volta. Cosa ti aspetti da sta fiera? Ma sono contento di essere qua perché è la fiera più grande d'Europa, quindi è sempre un'ottima occasione, insomma.
Vediamo quanto apprezzeranno i prodotti italiani. Ma io penso proprio di sì, dai. No, perciò vediamo quanto. Quanto? Cioè, tanto. Vediamo tanto apprezzeranno. Oh, grazie mille. Grazie. Quando ci vediamo dopo si fa un vuoi, giro. Quando vuoi, siamo qua. È difficile farvi capire quanto ci siano dei marchi che da noi in Italia sono veramente difficili da trovare. Quindi sono molto molto curioso, vi sto facendo vedere un po' di cose, ma i miei occhi sono a cuoricino praticamente per ogni stand. E poi la particolarità è che ti trovi davanti comunque persone che realmente fanno la differenza nel mondo della musica e che stanno creando comunque dei piccoli capolavori che rimarranno poi nella storia, e vedere queste persone che girano come sto facendo io è veramente molto molto figo, e hai la possibilità di parlarci, di salutarli. In più sarà molto difficile farvi vedere tutta la fiera perché è enorme, cioè sono quattro piani di roba bella, ma bella bella bella. No, ragazzi, io vi faccio vedere queste la Tremonti che si trova qua davanti. Cioè, veramente pazzesca, è veramente bellissima. Ma quanto sono belle! Questa è la nuova baritona Chapman, è veramente pazzesca, pazzesca, stupenda. Anche la Purple è bellissima, mamma mia. All'interno della fiera tantissimi marchi, tantissimi strumenti da provare, e ho avuto la possibilità di vedere il nuovissimo Nano Cortex di Neural DSP e farmelo spiegare nella miglior maniera possibile dalla persona che potesse spiegarmelo nel miglior modo possibile. So we are here in Neural DSP. Hello. Yeah, and this is the new Nano Cortex. Very new, Nano Cortex. Yeah. Yeah, and tell me the difference. What is a Nano Cortex? What is the difference between the Quad Cortex? I know that is a small son from the big brother that is here. Yeah, obviously we've got the Quad Cortex, which was and is our flagship unit for Neural. You know, it's our one-stop shop for everything you need as a guitarist and more. But Nano Cortex is kind of our, you know, entry level in the Cortex lineup, right? Okay. So if you kind of analogize it like Apple, you had the iPod Nano back in the day, and you got the MacBook Pro. We've got the MacBook Pro, which is QC, and then you got the iPod Nano, which is Nano Cortex. And in the same way as an iPod Nano isn't a laptop, you know. Only a player. Right, exactly, but it still can do a lot, right? So on the Nano Cortex, do you want me to hold this? It might make it easier for you instead of cross up. Thank you very much. So we've got a capture device here. So for people who have a actual amp, you know, they may have an amp, a cab, and they love the sound of that, or they love the sound of amps in general, like we all do. You can capture your own amp or have access to literally infinite amounts of other people's captures. So people have captured amplifiers, some that are literally inaccessible, you know, like Dumble type rare stuff. And you can have it on here, which kind of feels illegal, but it's not. So for the record. You can have multiple banks of them. By default, you've got a bank of clean, bank of kind of crunch, pushed, rhythm, and then high gain stuff. And with each bank slot, so I'm trying to do this for the camera, you can use these rotary switches and the lights change depending on what capture you're using. Same colors, from the Quad. Yeah, the exact same ones. And they've got a good noise to them and they feel solid. So, you know, built like a tank. So I really have the owner of the Quad. Oh great. So, nice, we're on board. Yeah.
And as you would on an amp, right, you got bass, middle and treble, so nice tactile controls that you move. And that's an important thing. Obviously, Quad Cortex has a touchscreen. Quite a lot of people would like a screen, but you know, at the end of the day, amps have dials. And on QC, I find myself using the rotary foot switches, you know, like this gent was saying, and having that in-person feel to otherwise digital technology. So having the tactile bass, middle and treble is important. So yeah, we've got some of them, and then we've got an amount. So this relates to the effects. So currently, and this can change because we've obviously got a digital product, we can update this and change this, but currently we've got a noise gate, a transpose, so you can change the pitch of your guitar in real time. So it's beautiful. Oh, it's so handy. Mate, I love it. I use it all the time. Yeah, it's great, man. Unbiased, obviously. And then we've got modulation. So currently we've got a chorus, we've got a delay and reverb. Okay. So it could be an entire rig in one kind of thing. And then you've just got the level for the master. And then you've got your impulse responses. So similar to this, you've got five different ones loaded ready. Of course, you can have as many as you want. Again, people capture cabs. You can download anything. But we've got five you can choose from and scroll between them like that. And we've got two foot switches, so you can have up to four sounds. You see we go purple, yellow, yellow, purple, right? So we can flick between them like that. And if you have an expression as well, you can use the expression to alter the amount of gain. So if you use an expression pedal, you can kind of have two sounds per preset. So really that's kind of like eight. And that's just another way you can use this. But again, it's a tiny little box, but because it's a digital piece of kit, you can do so much with it. And we're only just scratching the surface with, you know, the videos we've put out and the deep dives. If you, I've done loads of videos like that if you want to watch them, talking into how you can, you know, use this in your rig. So yeah, we're looking forward to what it brings in the new customers and stuff, because all those guys who are amp guys have pedal boards, this can slot right in there and hopefully get them into the bit more of the digital realm as well. So yeah, it's an exciting time. Thank you very much. Of course, thank you. Durante la fiera c'è stato anche un momento particolare, perché ho conosciuto uno dei miei più grandi miti, uno dei miei più grandi eroi quando si parla di musica moderna, di metal moderno, che è Nolly. Sono riuscito a farci qualche chiacchiera sia in camera che off camera e è stato veramente magnifico, magnifico. We are here with Nolly. Hello. How are you? I'm very well. How are you? What do you think about this Guitar Summit? Well, it's only been open for an hour or so, but it's again got a very similar vibe to how it was last year, which is just like very spacious and calm, which is not what you typically get for a guitar show, so that's really nice. And in the afternoon you will play bass in Dingwall. That's right, yeah. Yeah. So in future, during these events, we can see you in only today or? So today I'm performing for Dingwall at 4 o'clock. Tomorrow I am performing... Well, I'm doing a private kind of thing, or like an additional production masterclass with Christian Kohler during the day. So, and then in the afternoon, I think it's at 5:30, I'm doing a guitar performance as well. So, yeah. Perfect. Which I'm a bit nervous about, but I'm sure it's going to be fun. Yeah. Very busy. Yeah, it's a bit busy. Yeah. We are nervous, and I'm nervous because Nolly is one of my hero. So, thank you very much. Thank you very much. Stiamo cercando il bus stage perché c'è Nolly che fa il nostro amico Nolly che sta facendo il live, insomma. Questo qui praticamente è il palco. Ci prenderà per stalker Nolly sicuramente. Sicuramente. Siamo comunque qui, questo qui è il palco e niente, adesso ci godiamo un po' quella che è la presentazione di tutti i bassi Dingwall. E nulla, ci siamo visti la clinic di Nolly. Niente male, niente male. Ci siamo rimasti proprio. Ci ha dato anche qualche spunto interessante, eh? Quindi. Dice il buon Davide Giancane, ha un'aurea potentissima. È una roba pazzesca, pazzesca, molto 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 forte e molto molto disponibile, figata. Ci
ci troviamo qui nello stand, diciamo, più ignorante probabilmente della fiera, dove abbiamo, come vedete, delle bellissime robe. Quindi abbiamo tutto il sistema Synergy, che ha la possibilità quindi di avere praticamente questi modulini molto molto fighi, che suonano proprio come un amplificatore, perché il sistema è completamente valvolare, come si può vedere. Ho provato adesso questo qui, che è il nuovissimo Soldano Slow 2, quindi abbiamo praticamente due canali, si può vedere facilmente, due canali con la possibilità ovviamente di avere bassi, medi, alti per tutto, la possibilità di avere un suono più tight e normal, crunch, overdrive su entrambi i canali, e soprattutto la figata è che abbiamo fatto un test con la Soldano Slow vera. Quindi noi abbiamo qui una Soldano Slow 100 e una Slow 30. Il test AB è stato fatto con la Slow 30. Ha veramente poco senso raccontarvi questa testata, perché va a prendere quelle che sono le caratteristiche della Slow 100 andando a diminuire quello che è praticamente il wattaggio. Quindi è sicuramente una testata diversa, perché è una 30 watt, ma si avvicina tantissimo a questo tipo di sonorità. E facendo l'AB tra la Slow 30 e il sistema Synergy, ci siamo resi conto che suona veramente in maniera identica, quindi cosa molto 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 figa. Mi è piaciuto un sacco. E accanto a quelli che sono invece le Soldano Slow 30 e la Soldano Slow 100, abbiamo il nuovissimo arrivato in casa Soldano, che è l'Astro. Amplificatore veramente molto molto interessante, provato anche questo, molto molto bello, molto figo, possibilità di fare uno switch con tanti canali e diversi suoni, perché abbiamo un clean, abbiamo un crunch, abbiamo un lead, e con la possibilità di utilizzare delle IR interne, si può vedere facilmente qua. Praticamente in questo modo si vanno a switchare le IR e la tipologia di sound. Come vedete cambia il colore e cambia praticamente quello che è il sound, da un clean, un crunch a un lead, con ovviamente delle modifiche che si possono fare anche sullo stesso sound, quindi non si rimane soltanto sul base, perché abbiamo comunque un controllo di depth che si può vedere qui. Abbiamo un controllo di bright veramente molto molto figo. Infatti la particolarità è che potete utilizzare questo amplificatore senza una cassa, perché ha la possibilità di essere collegato direttamente ad un'interfaccia audio utilizzando le IR interne. Questa cosa è molto molto utile, quindi per tutti quelli che magari registrano all'interno di un home studio e non hanno a disposizione una cassa della Soldano o un'altra qualsiasi cassa, si può direttamente collegare l'Astro dentro all'interfaccia audio e facciamo tutto, si può registrare. Veramente molto molto figo, molto interessante. Provato ora, mi ha sorpreso, non mi aspettavo che fosse un amplificatore di questo livello, ma ovviamente è stato un mio errore, perché la casa Soldano tutte le volte ci azzecca ovviamente, e hanno fatto veramente un grande grande lavoro. Siamo qui da Red 7, novità Red 7 2024. Ciao ragazzi, te lo lascio, tengo io almeno. Perfetto. Allora, oggi introduciamo e presentiamo la seconda versione dell'Amp Central, Amp Central Evo, visto che facciamo le persone inglesi e per bene. Allora, novità, diventa stereo, oggetto stereo, quindi due IR, tante cose, noise gate integrato, simulazione dei nostri amplificatori integrato, quindi se avete anche una pedaliera con overdrive, distorsori, potete andare qui dentro dal line in, sfruttare il power amp simulato, le IR stereo e andare in diretta qualsiasi cosa, quindi potete collegare qualsiasi cosa, 16 preset, MIDI, cuffie, aux in, non serve collegarlo al computer, accendi e funziona, al 100% suona già come il suo massimo senza fare nulla, loop effetti, e ultima cosa, introduciamo anche l'attenuatore, quindi full e half power, perché si può collegare una cassa e magari andare all'impianto solo per microfonare, e quindi la cassa potete averla full o half. Seconda, noise gate analogico, 4 cavi, ma MIDI, perché MIDI è controllato digitalmente, ok? Quindi qui non c'è conversione, il segnale rimane analogico, però potete fare i preset, che è la figata delle figate. Non l'abbiamo introdotta oggi, esiste già da qualche mese,
Hybrid 100, diciamo che è un crossover dei nostri due ampli storici, Leviathan e Duality, fondamentalmente finale KT88 della Leviathan, con il layout a tre canali, clean, vintage e modern della Duality. Queste sono le novità 2024. Grazie. Ciao Fra, ripresa della ripresa, incrociata. Bellissime, che queste sono bellissime. Penso che anche Francesco pensi la stessa cosa, quindi si respira metallo ovunque. Sì, c'è Apas, Driftwood, ce la faccio nemmeno più a parlare. Manco io, sono tutto incollato. Cioè insieme... Tutti che ho incontrato. Che hai incontrratoho incontrato dal main stage che usciva Felix, l'ho, visto, l'ho salutato, abbiamo parlato un attimo, ci siamo fatti una foto. Grande. È stato fantastico, quindi non mi lavo la mano per tutto il giorno. Hey guys, it's Pavel from Harper's Guitars here and I'm gonna show you a part of our booth with the guitars. So we have like a Magician 630, 30 inches scale length. We have a new bass coming from Bass of the Judge. What do we have here? A bass, Bass of the Deers, something really new. Let's go over here. A freaking pickguard of Buckeye Burl. Yeah, and the nicest and coolest thing ever. Come over, guys. The Ashen Buster Odeholm signature Evertune. Massive monster Harper's guitar. So if you have ever heard of us or not, check us out, harpersguitars.com. See ya. Ciao a tutti, sono Marco Sbarilatti e siamo qua alla Guitar Summit con il nostro marchio Dark Class Electronics. E questo anno abbiamo portato i nuovi combo, noi abbiamo quattro combo, due analogici e due digitali, che in realtà hanno le immagini di Dark Class bene stampata nei combi. La tecnologia digitale che la veniamo sviluppando da tanti anni ormai, l'abbiamo messa dentro del combo digitale, che ha un ottavatore molto, molto curato, che fa un tracking molto preciso, e siamo molto contenti di come è stato il risultato di tutta la tecnologia digitale. E poi abbiamo quella versione analogica, che è un concetto più semplice per quelle persone che in realtà quello che stanno cercando è una cosa che mi collego e suona già bene con le due distorsioni tipiche di Dark Class, quindi è un combo che ha una forza cioè sono 500 watt, quindi molto molto sì, potente. Altro di questo, abbiamo portato una novità a questo show, che è il nostro nuovo pedalo Luminal Booster Ultra, che questo qua è stato un sviluppo che è un blend tra due pedali nostri, il Hyper Luminal, che è un compressore molto potente, che l'abbiamo fatto in un modo di farlo tipo che unicamente vai a comprimere un settore e non tutto. Esattamente, sì, tipo la Parallax, sì, esattamente. In questo caso hai un filtro e tu scegli come vuoi comprimere. E poi il nostro Harmonic Booster, che è un booster pulito, e per questo diciamo che Dark Class comes clean, perché è la prima proposta dalla Dark Class per controllare il signal pulito, ma avere un sacco di opzioni, una versatilità che non abbiamo avuto mai su un pedalo. Ha 7 slots per IR, compressione, booster, tuner, è un pedalo molto versatile, ma per il canale pulito unicamente. Contenti, è un show stupendo, cresce, ogni anno sta crescendo di più, quindi siamo contenti di essere qua. E niente. Io uso tanto Dark Class e delle produzioni in studio. Grazie. Con il Parallax e con il preamp, il V7K. Visite K, ecco sì.
Oh niente, benvenuti qua. Abbiamo sentito con Nolli. Ah, sì. Sì. Ok, perfetto. Pazzesco. Sì, sì. Suoni che vengono sì, fuori. Sì, sì. Molto moderno, va molto bene quel pedalo lì. E niente, grazie. Eccoci qua. Sì, benvenuti. La prima giornata si conclude con un bellissimo concerto di Jared James insieme a tantissimi artisti di fama internazionale, tra cui Felix, Andy Woods, Matteo Mancuso. È stato veramente molto bello e molto molto divertente. Signature di Manuel Gardner Fernandez. We are here with Nick Johnston. Hello. Here we are with Rev. This is an experiment. This is the only one. We brought it to the show just to see if people would be interested. It's my first time at Guitar Summit, my first time in Mannheim ever. And